Ciao a tutti, la preparazione che vi propongo oggi sono le patate d'Uguessa, una preparazione molto semplice e veloce, fatta con pochissimi ingredienti: patate, uova, parmigiano e burro. Come prima cosa per questa ricetta ho messo le patate a bollire e adesso aspetto che si cuociano. Una volta che le patate erano cotte, le ho scolate, lasciate intiepidire e passate quindi col passatutto. Ce ne occorrono circa 500 grammi. Metto poi un pizzico di sale, un pizzico di pepe, potete anche abbondare. Poi inizio a dare una mescolata. Metto anche due tuorli, 50 g di parmigiano o di grana grattugiato, quello che avete in casa va bene. E aggiungo infine 50 g di olio di cocco perché non avevo il burro. E adesso do una bella mescolata, prima aiutandomi col cucchiaio, poi anche con le mani, fino a formare un composto denso e compatto come questo. Vado poi ad accendere il forno a 200 gradi. Monto la sacca a poche col beccuccio a stella. Vi faccio vedere come faccio io. Metto quindi la sacca a poche arrotolata intorno alla mano e aiutandomi col cucchiaio inserisco il composto all'interno. La vado un po' a pressare per bene finché non vedo il composto quasi all'uscita della bocchetta. Vado a spremere il composto sulla teglia rivestita di carta forno, aiutandomi anche con l'altra mano. Scusate la mia poca manualità, ma vi assicuro che sono buone. Anche se sono tutte vicine, non vi preoccupate, non gonfieranno. Vanno in forno per un quarto d'ora. Eccomi, come al solito, per il momento dell'assaggio delle patate duchesse. Eccole qui. Sono venute veramente dorate e penso anche molto croccanti. Vado ad assaggiare. Croccanti fuori e morbide all'interno, buonissime davvero. È una tipologia di preparazione che devo dire mi piace tanto e la trovo davvero sfiziosa. Ovviamente la potete accompagnare un bel secondo di carne, di pesce, o mangiarle semplicemente così, come farò io, perché veramente le adoro, mi sono sempre piaciute. Volevo dirvi che sono molto contenta che adesso qui sul canale siamo 50, quindi vi ringrazio, grazie a tutti per esservi iscritti. Per me questo è un grande risultato e comunque voglio puntare ancora più in alto, per cui continuate a iscrivervi e preparerò sicuramente una ricetta in onore di questo evento che mi ha reso veramente felice. Quindi grazie ancora a tutti e continuate a seguirmi e buona serata e ciao!